Il problema della psicoanalisi condotta da non medici. È uno scritto nato da Freud per prendere le difese di un proprio allievo filosofo, Theodor Reich, che secondo l'accusa praticava la psicoanalisi pur non essendo medico. Fu lo stesso Freud perciò a coniare il termine analista laico, poiché riteneva che la psicoanalisi dovesse diventare una professione indipendente dalla medicina, una professione di curatori laici di anime, i quali non hanno bisogno di essere dottori e nemmeno sacerdoti. Lo studio analitico della mente è appurabile nelle antiche metodiche del buddismo tibetano e solo dopo parecchi secoli divenne materia clinica. Freud quindi riteneva che si dovrebbe contemplare come fattore medico unicamente la psichiatria. Dopotutto, noi conviviamo con la nostra mente per tutta la vita e dovremmo avere tutti la capacità di analizzarla. Disgraziatamente, però, ci sono anche individui che solo per il fatto di aver studiato malamente in internet o per aver letto qualche libro o frequentato seminari di poche ore si autonominano perfetti analisti, facendo più che altro danni a non finire. Vi furono molti filosofi, tra i primi grandi psicoanalisti, che approcciarono agli insegnamenti di Freud. Ma la legge non è cambiata ed è per tale ragione che, nei miei corsi, mi premuro anche di dare le corrette indicazioni per operare nei termini legali senza correre il rischio di denunce penali. Il consulente filosofico perciò non deve invadere la professione dell'analista, bensì limitarsi ad informare in senso generalizzato, conducendo magari gruppi di allievi sulle dinamiche della mente, dopodiché aiutare individualmente a prendere coscienza delle potenziali opportunità interiori, dalle quali ognuno di noi può attingere dopo averle esaminate e riconosciute. I maggiori esperti del mondo del lavoro ritengono che l'intelligenza artificiale soppianterà l'attività di gran parte, ahimè, della popolazione umana. Ma sostengono anche che le professioni che difficilmente potranno essere soppiantate e che invece avranno sempre più ampio margine lavorativo saranno proprio quelle che si occuperanno di aiutare l'essere umano a vincere lo stress e gli stati d'animo debilitanti e deprimenti che la nostra società a sfondo sempre più tecnologico e consumistico sta producendo. Filosofi, psicologi, analisti e psichiatri avranno un gran da fare per prevenire o arginare gli stati nevrotici della popolazione mondiale. Il tutto è già ben visibile fin da ora, poiché non sono poche le persone che si rivolgono a tuttologi ciarlatani per risolvere le proprie problematiche, finendo però per aumentare gravemente afflizioni e disagi mentali anziché diminuirli. Occorre una seria preparazione se si vuole diventare analisti laici, tra virgolette. Non dimentichiamoci perciò che Freud prese le difese di un filosofo suo allievo, non certo di uno sconsiderato studioso del fai da te di Google. Tratto dal corso Naturopatia dell'anima, diventa consulente filosofico. Bye bye!